Shoplive.it. The next step. Eccoci di nuovo al District per le interviste di Rip Live. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qua Willy Peyote. Grazie. Ospite di questa sera, che chiuderà lui la serata. Allora, parliamo subito del tuo tour e del tuo disco Educazione Sabauda, che ormai è in giro da 2 anni. Sì. Raccontaci un po' come sono stati questi 2 anni di tour e come è nato il disco e tutto. Vabbè, il disco è nato appunto 2 anni fa, ormai in un periodo della mia vita che viene raccontato nel disco, con tra licenziamenti, separazioni, traslochi e balle varie. E in effetti, come hai detto tu, sono 2 anni che siamo in giro, quindi avremo voglia di fare il disco nuovo, visto che è pronto e sta per uscire. Quindi siamo gasati del fatto che finalmente cambieremo scaletta. Però no, posso dirti che sono stati 2 anni intensi, fighi. Abbiamo nel nostro piccolo raggiunto un sacco di... mi sono tolto un sacco di soddisfazioni che non mi aspettavo, quindi no, è andato tutto bene. Continua ancora, ci saranno altre date. Sì, no, non ci poniamo dei limiti, ecco. Si va avanti. Dopodiché non mi aspetto di riempire il Madison Square Garden, ma non domani quantomeno. Ecco. No, comunque è stato bello. Allora, prima di parlare del disco nuovo, parliamo un attimo dei tuoi dischi precedenti, soprattutto di Non è il mio genere, il genere umano, Educazione Sabauda. Okay. Per uno che lo ascolta c'è una differenza, forse il primo era un po' più, Non è il mio genere, il genere umano, un po' più rap, sullo stile pop, mentre il secondo sembra più uno stile cantautorato. Ci sono delle piccole differenze, come mai questo passaggio? Dici, come mai ho cambiato? Ma innanzitutto perché il disco prossimo sarà diverso da questo, perché 2 volte la stessa cosa non mi piace farla. Secondo me, quello, nella mia idea di arte, una delle caratteristiche fondamentali di un artista è l'evoluzione, quindi non farei mai 2 volte la stessa cosa. Però è anche dovuto al fatto che cambio io, cambia la mia vita e cambiano anche le cose che dico e magari i gusti che ho, nel senso che Non è il mio genere era anche un disco un po' più giovanile, tra virgolette, è nato in un periodo di tempo molto più lungo di Educazione Sabauda, ha avuto una gestazione più lunga e anche il momento storico in Italia era, insomma, aveva più senso fare un disco del genere. Poi nel secondo mi sono preso qualche libertà in più insieme a Frank e a Cava e ai musicisti, abbiamo voluto aggiungere delle componenti che in Non è il mio genere mancavano. Si sente anche a livello di sonorità, oltre esatto, testi, a livello di suoni, a livello di, abbiamo aggiunto delle parti suonate diversamente. E questo disco che arriverà è ancora un'evoluzione successiva, ci sono ancora più cose suonate, ci stiamo spostando, cioè facciamo quello che abbiamo voglia di fare, questo è un po' il nostro leitmotiv, ovviamente tenendo presente dove siamo collocati nel mondo e nella geografia, nel tempo, però insomma facciamo un po' che come cazzo ci pare. Giusto. E invece, parlando di pop, tralasciando le facili polemiche che ci sono adesso con la trap, il rap e tutto, com'è proprio il tuo approccio nei tuoi testi? Si sente che nasci da quell'ambiente, comunque si sente anche un certo distacco da una certa mentalità? Beh, guarda, ho sempre ascoltato rap fino a quando sono molto piccolo, da quando ero piccolo, però non ho ascoltato unicamente rap. E per certi momenti della mia vita la scena rap, prima che diventasse così sdoganata in tutti gli ambienti, il rap era un po' più chiusa e mi ha anche fatto passare la voglia, perché l'approccio del rap in Italia alla musica è sempre stato abbastanza autoghettizzante e dogmatico sotto tanti punti di vista. Il vinile, i BPM dovevano essere quelli, e i suoni, e mi hanno rotto i coglioni, perché io, secondo me, la musica lascia spazio a un sacco di libertà interpretative, quindi mi stava un po' stretto. Però il mio approccio, posso dire che io vivo il rap come se fosse un genere musicale qualsiasi, quindi mischio, quindi te l'ho detto prima, faccio un po' quello che viene, quello che mi sento. Poi non sono da solo a lavorare, quindi comunque anche in base a l'atmosfera del beat che mi viene sottoposto, quello che ci viene voglia di fare in studio, di conseguenza scrivo, quindi sai, non ho un approccio sempre uguale alle cose, quindi di volta in volta si evolve. Anche la scrittura dei dischi è cambiata spesso. Educazione Sabauda è stato scritto in un modo diverso da Non è il mio genere, questo disco qua è stato scritto in un modo diverso da Educazione Sabauda, anche perché è un po' più razionale, anche per l'approccio alle tematiche che vengono affrontate, quindi sai, dipende dai momenti, quindi non saprei dirti che approccio ho effettivamente. Invece i generi musicali, prima dicevi che hai ascoltato sempre rap, ma anche altri generi. Qual è che sono i tuoi gusti quando magari devi scrivere, cosa ascolti? Guarda, io ascolto prevalentemente rock e musica black in genere, quindi rimarrei su questo. Poi la musica italiana e soprattutto i cantautori mi sono sempre piaciuti molto. Testi. E secondo me sono un patrimonio della musica italiana che andrebbe tutelato
e quindi ovviamente prendo spunto anche da loro. Ascolto più o meno tutto tranne il metal, che non mi è mai piaciuto, e cosa che è il reggae non mi fa impazzire, però tutto il resto mi piace a prescindere. Tu hai avuto anche un passato da musicista, giusto? Sì, musicista è una parola veramente grossa, però sì, ho anche suonato, fatto il batterista. In quel periodo che ti dicevo che il rap mi ha rotto i coglioni e ho voluto allontanarmi dalla scena, ho cominciato a suonare la batteria in un gruppo che faceva post rock, alternative rock, chiamalo come cazzo, cioè non so, non so cosa fosse. E invece ho iniziato quando avevo 14-15 anni a suonare il basso, e facevamo un punk, però quella era una roba veramente giovanile, quindi non... Il punk è una parola grossa, però ribadisco, musicista. La mia fortuna è che nella mia famiglia hanno sempre suonato tutti. Mio padre è batterista, le mie sorelle suonavano anche loro, quindi ero l'unico corpo estraneo. Ho cominciato a suonare anche un po' perché insomma mi hanno incentivato. Nucleo familiare, sì, diciamo di sì. Invece, parlando sempre del tuo ultimo album, del video soprattutto, Io non sono razzista, ma diciamo che è stato un po', è uscito tardi rispetto all'album, che è uscito più di un anno dopo, se non ricordo male il video. È uscito quasi un anno dopo, sì. Però... Comunque, ti ha dato molta popolarità sia per il video sia per la partecipazione Che tempo che fa. Com'è nata proprio l'idea del video, comunque molto bello, ambientato in Sicilia, con tutte quelle poi... quadrature stupende di Lampedusa, a parte che appunto perché Lampedusa è collegata al discorso dell'immigrazione in Italia ormai da molti anni, è stata utilizzata anche nell'informazione in modo diverso in base all'umore politico del momento, e quindi secondo me era un luogo che rappresenta molto l'approccio umorale del nostro paese al problema dell'immigrazione, e quindi l'abbiamo usato come simbolo, è stata utilizzata come simbolo, e noi abbiamo portato all'eccesso questo discorso. Abbiamo scelto Lampedusa per quel motivo lì. Poi sai, è un brano che alcune volte viene accusato di essere banale, nel senso che il punto è che l'antirazzismo in generale è un argomento che dovrebbe essere banale, ma vedendo come reagisce la popolazione non è così banale, quindi certe volte ribadire una cosa banale può essere utile, soprattutto se hai a che fare con degli idioti, ecco. Sembra più una critica fine a se stessa, perché esatto. Non parlare di quelle cose. Sono luoghi comuni messi uno in fila all'altro perché per rispondere a una serie di luoghi comuni che vengono utilizzati dalle persone, ecco. Quindi è solo quello. Invece, l'ultima domanda, abbiamo citato del tuo nuovo album, se puoi dare qualche anticipazione, cosa si può aspettare il pubblico, e una data di uscita che... La data di uscita non te la posso dire perché saresti il primo a saperlo e poi dovrei ucciderti. Ci ho provato. Posso dire, come ti ho detto, che sarà più suonato e sarà, secondo me, nel complesso più maturo come disco. Finalmente è un disco che è stato anche concepito e prodotto fisicamente in un modo diverso. Le altre volte era più un lavoro di collecting di vari pezzi composti nell'arco di un tempo anche non sempre ridotto. E questa volta abbiamo fatto attenzione anche a un filo conduttore musicale, di sonorità, oltre a essere in realtà potrebbe essere definito un concept album, il prossimo che uscirà, perché ha un argomento, affronta un tema portante che non ti dirò, che non puoi dire, se no troppe cose, creiamo un po' di hype. Però posso dirti che è un passo avanti rispetto a prima. Stiamo facendo un percorso, quindi non è l'ultimo passo che faremo, credo, però rappresenta secondo me un passo avanti. Ok, dai, noi in attesa di sapere ulteriori. Comunque arriva notizie. Presto, cioè insomma non è... un mesetto e arriva ottobre. Sì, però... sì, ottobre è il mese. Però dopo la minaccia che mi hai fatto non volevo dirlo. Quella... è una citazione, non mi ricordo quale film, comunque a ottobre, non ti dico quando, ma comunque in autunno, inizio autunno. Va bene, dai, allora noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Ci vediamo dopo. RipLive.it The Next Step.